Riprendiamo il commento della partita fra Treppini, Piedimonte ed Alife. Pare che non ci siano cambi nelle due formazioni, per cui l'Alife ribadisce l'11 del primo tempo, cioè Paglia, Geloso e Pacilio, Montone, Fasulo e Cecere, Riccio, Alberto, Perrotta, Iameo, Di Sorbo e Di Gregorio. Gli stessi 11 anche per Piedimonte, cioè Di Domenico, Riccio, Antonio e Vecchio, Guzzo, Cisterna e Sant'Angelo, Ricci, Savoia, Di Matteo, Napoletano e Fasci. L'arbitro Alberti di Imola dà inizio al secondo tempo. Alla destra dei vostri schermi c'è il Piedimonte in tenuta verde, blu, pantaloncini, mentre in casacca completamente gialla c'è l'Alife. Fallo laterale per il Piedimonte, c'è un bel lancio di Vecchio, c'è un rilancio della retroguardia dell'Alife. Perrotta, nuovamente a terra un giocatore dell'Alife per la terza volta, sempre lo stesso, è Di Sorbo. È la terza volta che il giocatore dell'Alife si infortuna, ma anche questa volta fortunatamente sembra che non ci siano gravi conseguenze per il centrocampista di Geloso. Si appresta il rinvio Paglia. Colpo di testa di Savoia che tenta di lanciare Di Matteo, fermato il giocatore del Piedimonte. Adesso è Sant'Angelo che effettua un bel lancio proprio per Di Matteo, si molla sulla fascia laterale il capitano del Piedimonte, cross ribattuto dalla retroguardia della Lifa. Adesso è Di Matteo nuovamente al centro, c'è un colpo di testa di Sorbo che manda la palla in fallo laterale in prossimità della bandierina del calcio d'angolo. Si incarica della rimessa Vecchio, in area di rigore c'è un calcio d'angolo, è il primo della ripresa, ha messo la palla di testa sul fondo per Rotta. Sembra decisa ad aumentare la pressione la squadra di Mario Morra, tutta la formazione dell'Alife nella propria area di rigore ad eccezione del giocatore Iameo. Calcio d'angolo battuto da Vecchio, colpo di testa di un giocatore dell'Alife, adesso è Di Sorbo che lancia Iameo. Di Sorbo si libera di Cisterna, si molla sulla fascia destra, tenta di effettuare un cross che però viene fermato da Guzzo. Ecco Guzzo che avanza, lancia Napoletano, Napoletano sulla fascia sinistra, supera un avversario, si muove in area di rigore, Napoletano, tiro, rete di Napoletano, ha segnato Napoletano, impazzisce il popolo verde azzurro. È stata una brillante azione di Napoletano sulla fascia sinistra che ha superato il portiere ospite con un tiro anche abbastanza fortunoso che ha superato la paglia per poi insaccarsi alle sue spalle. Dopo 3 minuti del secondo tempo, quindi, allo stadio comunale di Capriati, il Piedimonte, il Treppini Piedimonte conduce per 1-0, rete di Daniele Napoletano. Riparte il gioco, adesso Di Gregorio. La palla finisce fra le mani di
Di Domenico. Sicuramente Geloso dovrà rivedere un pochettino adesso la formazione, perché Iameo è sempre solo in attacco e da solo non può sostenere il peso della sua squadra. Ed ecco nuovamente il Piedimonte in avanti con Di Matteo, bella l'apertura per Ricci sulla destra, cross al centro deviato da Cecere, Di Gregorio, nuovamente l'attaccante della Life è Riccio che subisce fallo ad opera di Iameo. Momentaneamente al primo posto in classifica la formazione di Mario Morra, in attesa del big match di domani a Venafro fra il Venafro, appunto, e il Vasto Girardi, che guida la classifica con un punto di vantaggio sul Piedimonte, che adesso si troverebbe due punti sopra la formazione molisana. Vecchio alleggerisce per il portiere Di Domenico. Riccio anticipato, Ricci da Di Gregorio che tenta di lanciare Iameo, bella la formazione, bella la proiezione offensiva della squadra della Life, forse la occasione più clamorosa, più importante della squadra di Geloso. Comunque Iameo è stato anticipato sul più bello da un difensore del Piedimonte. Calcio d'angolo per la Life. Montone. Era Perrotta che è indirizzato in fallo di fondo. Di Domenico prende tutto il tempo a sua disposizione. Ecco il lancio del portiere del Piedimonte. Nuovamente Napoletano sulla fascia sinistra, è fermato questa volta da Geloso che gli mette la palla in fallo laterale. Nel campo per destinazione c'è Sant'Angelo, dietro per Vecchio, da Vecchio a Savoia. Sant'Angelo cerca di fermare Napoletano, nuovamente Napoletano che tira, rete di Napoletano, raddoppio di Daniele Napoletano, un gol eccezionale dal limite dell'area di rigore del centravanti del Piedimonte, un eurogol del bomber matesino. All'ottavo minuto un 1-2 mortifero da parte di Daniele Napoletano, che prima su azione personale adesso ha ribadito nuovamente in gol con un tiro dal limite imparabile per Paglia. Sono 20 i gol messi a segno dal centravanti del Piedimonte in questa prima fase del campionato, e siamo solo al girone di andata che termina proprio oggi. Una media gol eccezionale per Daniele Napoletano, mentre si scalda qualche uomo sulla panchina della Life. Sicuramente Geloso, mister Geloso, vorrà inserire qualche uomo soprattutto in attacco, perché ribadiamo, Iameo ci sembra troppo solo in fase offensiva e non può certamente intimorire la retroguardia del Piedimonte. Napoletano, piroetta del giocatore del Piedimonte, adesso c'è Fasci, Sant'Angelo a centro per
Di Matteo, però è Pacilio a mettere in fallo di fondo. Continua la proiezione offensiva del Piedimonte, che non si accontenta del risultato. Vecchio. Colpisce per ultimo Riccio, ci sarà rimessa dal fondo per il portiere Paglia. Savoia imposta per Sant'Angelo, fallo, c'è stato un fallo a centrocampo. È rimasto a terra Guzzo, ma ci è sembrato una fase di gioco. Si stringono la mano Di Sorbo e Guzzo. Adesso Napoletano restituisce la palla al portiere ospite. Continuano gli sfottò da parte di entrambe le tifoserie, che peraltro crediamo al termine della partita si stringeranno la mano, perché ci sono amici sia da una parte che dall'altra, e speriamo che gli sfottò rimangano qui sul campo di Capriati. Fallo laterale per la formazione della Life. Di Sorbo adesso è geloso, che cerca di avanzare, è fermato da Fasci. Napoletano, giocatore di categoria superiore, è inutile nasconderlo, Daniele Napoletano. Quest'estate ha tentato l'avventura in Sardegna, ma poi la nostalgia della sua città ha fatto in modo che tornasse qui a Piedimonte a portare avanti la sua squadra. C'è un giocatore della Life che sta per entrare in campo. Ribadiamo, ci sembra troppo solo Iameo in fase offensiva. Adesso è Savoia che passa indietro a Vecchio. Cisterna. Beh, insomma, a questo punto è venuta fuori tutta l'esperienza, tutta la forza fisica e tecnica del Piedimonte, che dobbiamo dirlo è un tantino al di sopra. Poi con un giocatore come Napoletano, che in realtà è un giocatore di, come dicevi tu, di categoria superiore, insomma, alla fine ha dimostrato che questa squadra, questo Piedimonte può farcela davvero. Che deve fare Geloso per cercare di pareggiare questa partita ormai compromessa? Ma io dico che usare sarebbe pericoloso, significherebbe poter prendere altri gol. Secondo me deve continuare a giocare allo stesso modo, cercare di arginare per quanto è il possibile gli avanti della squadra del Piedimonte. E insomma, alla fine, ripeto, dobbiamo ammettere che il Piedimonte, dopo il primo gol, ha dimostrato veramente la forza di una grande squadra. Ecco, è uscito proprio in questo momento il centravanti Iameo ed è entrato Capaccione, con un giocatore che è arrivato alla corte di Geloso proprio qualche settimana fa dal Vairano. Adesso è Di Gregorio che cerca di farsi largo in area di rigore, ma comunque cambiando solamente il centravanti non crediamo che la Life possa impensierire il Piedimonte. Sempre ammesso che non porti avanti qualche altro giocatore tipo Di Gregorio. Adesso è Sant'Angelo, si fa largo Di Matteo allarga il gioco, ma è Alberto Riccio che in fase difensiva
riprende la palla Di Gregorio, 20 metri più avanti il trequartista della Life, per cercare di ribaltare una situazione che ormai, come dicevamo prima, sembra abbastanza compromessa per la formazione alifana. Fasci, Savoia, Vecchio, Sant'Angelo, bello il lancio sulla destra a favorire Ricci. Potrebbe finire qui l'imbattibilità della squadra della Life, reduce da ben 16 risultati utili consecutivi, praticamente è l'unica squadra del torneo di eccellenza che non ha mai subito sconfitte. Per Rotta, Di Sorbo indietro per Pacilio, in avanti a favorire Di Gregorio, adesso c'è Capaccione, il neo entrato, Cisterna fa terminare la palla in fallo di fondo. C'è una sostituzione anche per il Piedimonte. Esce il giovane Guzzo. Tra l'altro convocato in questa stagione per la nazionale dilettanti under 17. È entrato Barile al posto di Guzzo, quindi non si accontenta Mario Morra. Mario Morra e inserisce un giocatore d'attacco al posto di un centrocampista più difensivo. Napoletano fra tre avversari che lo circondano e inevitabilmente commettono fallo all'indirizzo del bomber piedimontese. Batte la punizione Savoia per Vecchio, Fasci per Napoletano si immola Cesare e forse evita il terzo gol del Piedimonte. Continua ad attaccare la squadra del Piedimonte. Certamente è un tiro pericolosissimo, anche perché la posizione era centrale, il giocatore veniva da dietro già in corsa, quindi era facilissimo, però poi alla fine la difesa è riuscita a buttare fuori la palla. Nuovo calcio d'angolo per il Piedimonte. Rinvia Cesare, adesso c'è Barile, il neo entrato che cerca di farsi largo. Ricci, è stato spostato nel ruolo di centravanti Di Gregorio, mentre attacca Fasci sull'out di sinistra, la palla finisce in fallo di laterale. Siamo giunti al 20° della seconda frazione di gioco, il Piedimonte conduce per 2-0, doppietta di Daniele Napoletano a inizio ripresa, al secondo e all'ottavo minuto. Sant'Angelo, Barile, Walter Ricci sull'out di destra, attacca l'attaccante del Piedimonte, la palla termina fra le braccia del portiere Paglia, che effettua il solito lungo rinvio che però termina come al solito a vantaggio dei giocatori del Piedimonte.
abbastanza nervoso il giocatore di Sorbo, che ha qualche cosa da dire a Napoletano. Ancora adesso i due si stanno beccando, e Di Gregorio, giocatore correttissimo peraltro, a mettere pace. Adesso è Capaccione per Di Gregorio. Ancora adesso il direttore di gara non fischia un fallo che a noi sembrava abbastanza evidente. Riccio, giocatore inseguito anche dalla formazione di quarta serie. Barile tenta un passaggio a un compagno di squadra, la palla viene contrastata da un giocatore della Life e termina in calcio d'angolo, l'ennesimo per la squadra del Piedimonte. Mentre la formazione della Life, ci dispiace dirlo, non ha saputo reagire ai due gol del Piedimonte. Beh, sicuramente, cioè, dopo il gol comunque direi, la partita si giocava anche sui nervi. Una volta in vantaggio per la squadra di Piedimonte è stato tutto più facile, tutto più difficile invece per loro che stavano perdendo. Certamente non ha saputo reagire bene, anche perché poi sia il centrocampo che la difesa del Piedimonte hanno retto benissimo. Adesso c'è un fallo di Riccio ai danni di Cecere al limite dell'area di rigore della Life. Da Pacilio a Perrotta. Cecere. Alberto Riccio si disimpegna bene, serve Di Sorbo. Di Sorbo per Perrotta. Nuovamente Di Sorbo. Esce bene Fasci. Di Matteo appoggia per Riccio. Da Riccio a Ricci, momento a Riccio, scusate il gioco di parole. Sant'Angelo, viene fermato Barile. Commette fallo Sant'Angelo su Alberto Riccio, calcio di punizione in fase difensiva per la formazione di Geloso. Siamo al 24esimo minuto della seconda frazione di gioco, il Piedimonte è in vantaggio meritatamente per 2-0. Geloso, avanza il terzino della Life, molto bene sulla destra per Di Gregorio. Osserva il piazzamento dei compagni, Di Gregorio, ancora Di Gregorio, tiro. Abbastanza centrale la conclusione del giocatore della Life. Adesso il Piedimonte nuovamente in proiezione offensiva con Di Matteo. Fermato con le buone e con le cattive. Infatti l'arbitro fischia un calcio di punizione a favore della squadra del Piedimonte. Nuova sostituzione, c'è una nuova sostituzione nel Piedimonte, sta per entrare in campo Marco Di Baia. Ed esce Vecchio. Entra in campo Di Baia, reduce peraltro da un lungo infortunio. Prenderà il posto al centro della difesa, mentre si sposta sulla fascia destra Cisterna. La difesa a 3 del Piedimonte, un 3-5-2. Batte il calcio di punizione Ricci. Barile lascia per Napoletano! Nuova conclusione pericolosissima di Daniele Napoletano, che
si spegne non molto distante dall'incrocio dei pali della porta difesa da Paglia. Calcio di punizione per la formazione della Life. Leggero infortunio per Alberto Riccio. Adesso è Cecere che tenta di servire Capaccione, fermato da Cisterna. Savoia. Il centrocampista del Piedimonte commette fallo su Perrotta. Adesso è Di Sorbo che cerca di impostare per i suoi. Pacilio avanza e tenta di servire Capaccione. C'è un tiro sbilenco da parte di Montone che termina altissimo sulla trasversale della porta di Domenico. Inoperoso il portiere barese del Piedimonte, che in pratica non ha dovuto fare nessun intervento importante a difesa della sua porta. Lancio per Di Matteo. Di Matteo si disimpegna bene, fallo di mano, molto probabilmente ci sarà il cartellino giallo per un giocatore della Life e in effetti viene ammonito Perrotta. Fallo di mano abbastanza evidente del centrocampista lifano. Si incarica della punizione Savoia. Savoia a Sant'Angelo. Fasci da Di Baia, molto bene per Ricci, si immola sulla fascia il giocatore del Piedimonte, non c'è fallo per Rotta. Tenta di servire Montone, non ci riesce, adesso è Di Matteo che viene fermato. Imposta per i suoi Montone, da Montone a Perrotta, nuovamente a Montone, Capaccione, si inserisce Cisterna che serve Sant'Angelo, da Sant'Angelo una buona palla per Di Matteo, però la retroguardia della Life si disimpegna molto bene. Adesso è Geloso che sulla fascia serve Di Gregorio. Fallo di mano di Geloso, ritenuto involontario, si immola il terzino della Life, inseguito da Barile, in pallo su Fasci e c'è un calcio di punizione, un calcio d'angolo per la formazione alifana. Siamo giunti quasi alla mezz'ora del secondo tempo. Ha rinviato addirittura Daniele Napoletano, che adesso si infortuna anche, ha colpito male il pallone, forse crampi per il giocatore piedimontese. Calcio d'angolo che sta per essere battuto dalla Life, mentre è ancora in area di rigore Napoletano, probabilmente colpito da crampi. Sicuramente, non ce la fa più. Ha corso molto, ha corso tantissimo, mi pare anche quasi logico che potesse accadere una cosa del genere. Intanto lo stanno tirando su. Sì. La cosa importante è che la partita, pur essendo una partita così di cartello, alla fine c'è stata grande... che si è calmata la situazione. Sì, ma sicuramente è stata, alla fine, volendo fare un bilancio, sicuramente possiamo dire che è una partita tutto sommato corretta.
l'arbitro ha saputo tenere, anche se li ha fatto giocare, ha interrotto il meno possibile il gioco, però alla fine è riuscito a raggiungere l'obiettivo, che è quello di evitare scontri, incidenti. Si rialza Napoletano fra l'ovazione dei suoi tifosi. Oltretutto c'è da dire che fra i giocatori della Life e quelli del Piedimonte c'è molta amicizia, ma addirittura molti sono conterranei, per cui almeno sul campo la partita è stata correttissima, come giustamente dicevi tu. Ma sicuramente dovrebbe, nello sport lo diciamo sempre, dovrebbe sempre prevalere il buon senso e appunto la sportività, che è la cosa più bella, credo. Ecco un'azione della Life. Sì, si impossessa della palla Riccio, la palla termina in fallo laterale, mentre molto probabilmente Napoletano dovrà essere sostituito. Crampi per il giocatore del Piedimonte. Abbandonato dietro la porta avversaria, viene in questo momento sostituito Daniele Napoletano. Entra in campo il neo acquisto del Piedimonte, Dovidio. Domenico Dovidio, proprio cartellinato in questi giorni. Diverse presenze l'anno scorso in quarta serie con il Sora. Adesso c'è l'azione di Ricci, che spostato sull'out di sinistra viene messo a terra da Geloso. Calcio di punizione per il Piedimonte, mentre continuano le opere di soccorso per Napoletano, sempre dietro la porta della Life, a terra. Speriamo si tratti solo di crampi e di niente di grave. Ecco Ricci sull'out di sinistra. Sant'Angelo. Di Matteo. Savoia appoggia indietro per Fasci. La Fasci a Di Matteo. Di Matteo si imposta per il tiro. Grande parata del portiere avversario. Fasi di gioco abbastanza convulse, nuovo calcio di punizione per il Piedimonte, che stava per nuovamente andare in gol. Ma diciamo che non c'è più partita quasi, la squadra, il Piedimonte va avanti tranquillo, con un risultato diciamo già acquisito, e la Life cerca di fare il possibile, senza ovviamente sfigurare, perché diciamo tutto sommato poi la Life ha fatto una buona gara. Nuovamente in attacco il Piedimonte con Di Matteo. Non è cambiato molto con l'ingresso in campo di Capaccione al posto di Iameo. Adesso nuovamente Ricci che si invola per Sant'Angelo. Sant'Angelo in becca Dovidio, che stava per fare il debutto con il gol. Compie una grande parata Paglia. Sarebbe stato un esordio al Fulmicotone per il nuovo acquisto. Certo, un esordio col botto, diciamo così, un gol. Lui è giovanissimo, no? Quindi sarebbe stato un fatto psicologico molto importante pure per lui. Nuovo calcio d'angolo per il Piedimonte. Paglia, ribadiamo, è stato bravissimo, non ha colpe particolari sui due gol di Napoletano. Nuovo calcio d'angolo è Di Matteo, che cerca di farsi largo in area di rigore, ma abbiamo visto che la palla finisce sull'out opposto. Fasci si incarica del fallo laterale. Di Matteo sull'out di sinistra cerca di far trascorrere più tempo possibile. Nuovo calcio d'angolo per il Piedimonte. È il massimo che poteva fare il
capitano del Piedimonte, conquistare un calcio d'angolo. 10 minuti al termine della partita. Ricci, c'è un fallo in aria commesso in fase di attacco da Barile, anzi Dovidio, è stato Dovidio a tentare di concludere con un colpo di testa ma ha commesso fallo, la palla non può essere rimessa perché non è uscita dall'area di rigore, ecco che Pacilio imposta l'azione, osserva il piazzamento dei compagni, serve di sorbo, fallo laterale per la formazione della Life, ha battuto il fallo laterale almeno 10 metri più avanti, per cui c'è un controfallo. Fasci, con le mani Fasci a servire Dovidio, anzi Barile. Pacilio a Cecere, avanza sull'out di sinistro Cecere, lungo lancio a tentare di servire un attaccante della Life, non riuscito, adesso è Savoia, messo a terra Dovidio, calcio di punizione per il Piedimonte. Terminando così la partita, il Piedimonte si troverebbe 2 punti in testa al campionato, con una partita in più ovviamente sul Vasto Girardi. Di Matteo bloccato da Pacilio, che viene anche ammonito, non poteva fare altrimenti l'esperto giocatore della Life. Sembra terminare qui a Capriati contro il Piedimonte l'imbattibilità della Life. La formazione di Geloso, che peraltro non ha demeritato neppure in questa partita, sta tentando ma difficilmente ci riuscirà a mettere una pezza a questa partita. Adesso c'è un tiro dalla distanza più che altro per perdere tempo da parte di Sant'Angelo. Ma guarda, al di là di questa partita io ritengo che la Life comunque sarà una protagonista di questo campionato, che è ancora molto lungo, perché fino adesso ha dimostrato, diciamo, con le potenzialità che ha in campo, ha dimostrato non solo in questa partita ma durante tutto il torneo di avere appunto le carte in regola per essere protagonista. Magari alla fine non sappiamo quale sarà il risultato finale, però. Calcio di punizione sulla tre quarti per la formazione alifana, batte di sorbo. Ecco, c'è un fallo di mano reclamato dai giocatori della Life, non fischiato dall'arbitro. È la seconda volta che la squadra della Life reclama un calcio di rigore per un fallo di mano commesso in area. Se il primo ci sembrava più evidente, questo era abbastanza involontario perché la palla era stata rinviata. Ecco Di Gregorio che effettua un bel tiro e mette nel sacco Di Gregorio un bellissimo gol dal limite di Antonio Di Gregorio. Ecco come si riaprono le partite. Di Gregorio è riuscito a riaprire una partita peraltro
compromessa a 5-6 minuti dalla fine. Di Gregorio al 38esimo minuto è riuscito a riaprire la partita. Fasci. Saranno 5 minuti, 6 minuti di fuoco in questo derby attesissimo. Solo Di Gregorio poteva riaprire questa partita, il giocatore più rappresentativo di questa squadra. Adesso c'è un'azione sulla destra di Di Sorbo che si fa largo, però la palla viene messa in fallo laterale da Di Baia. È stato un bel tiro dal limite quello di Di Gregorio, un bel gol quello di Di Gregorio. Beh, sicuramente cercato, voluto con determinazione, con la rabbia agonistica giusta, alla fine credo che lo meritasse anche. È l'11° gol messo a segno da Di Gregorio in questo campionato e riapre una partita che sembrava chiusa. Mancano 5 minuti al termine della partita. Di Matteo, fermato l'attaccante del Piedimonte da Perrotta. Adesso è Montone sulla metà campo, indietro per Cecere. Fasulo si impossessa della palla. Dobbiamo anche dire che la Life ci ha creduto, ha continuato a giocare nonostante il 2-0 e continua in questo momento, potrebbe creare dei problemi seri al Piedimonte, quindi deve stare molto attento. Hai detto bene tu, le partite terminano al 90esimo. Certamente, certamente. È una partita, poi sai, queste partite con questi ritmi così, con questi, diciamo, questi risvolti psicologici molto forti, perché sono delle stracittadine che si sentono, si preparano tutto l'anno, è normale che alla fine qualsiasi risultato potrebbe esserci. Sicuramente sul piano tecnico dobbiamo dire che Piedimonte ha dimostrato di essere superiore, però questo nel calcio lo sai, conta pochissimo. Calcio di punizione da circa 30 metri che sta per essere battuto da Sant'Angelo. Tre uomini in area di rigore, sulla destra c'è Dovidio solo che chiama la palla, eccolo che tenta di servirlo Sant'Angelo ma non ci riesce. Colpo di testa di Baia a mettere in avanti, l'arbitro non fischia neppure in questa circostanza, mentre c'è un fallo adesso ai danni di un giocatore del Piedimonte. Il giocatore geloso si rivolge all'arbitro e viene ammonito, se l'è beccata, questa l'è voluta proprio questa ammonizione. Adesso l'arbitro spedisce negli spogliatoi anche l'allenatore geloso. Veramente una brutta scena questa. L'allenatore geloso viene espulso dall'arbitro. Il presidente invece è seduto composto, assiste alla scena, ma ovviamente è molto risentito, si vede. Beh, certo. Il presidente ci tiene molto, anche se non sembra così. Ci mancherebbe. Ovviamente, come dicevi tu, questa non è una bella scena, anche perché poi la partita, tutto sommato, fino a questo momento si è svolta nel migliore dei modi. I litigi maggiori ci sono stati sulle rispettive panchine. Sicuramente. La partita riprenderà con un calcio di punizione battuto sulla metà campo da Savoia. Servirebbero a questo punto anche l'illuminazione. Sì, indubbiamente la partita è cominciata con circa un quarto d'ora di ritardo e vorremmo che gli addetti al campo potessero quantomeno accendere i fari. Ma siamo quasi alla fine, forse per questo motivo non l'accendo. Adesso c'è un atterramento di Di Matteo, ma ci è sembrato del tutto veniale il fallo commesso ai suoi danni. Ecco qui, c'è una espulsione per
Ricci, espulsione. C'è un fallo, un brutto fallo commesso da Ricci ai danni di Di Sorbo, che come al solito sta a terra nuovamente. Il colpo questa volta forse lo ha preso. Ricci certo non vuole bene alla sua squadra, se si fa espellere in un momento così delicato poteva evitare questo intervento a centrocampo. Giocherà gli ultimi minuti il Piedimonte in inferiorità numerica per l'espulsione di Ricci, reo di un fallo a centrocampo ai danni di Di Sorbo a palla lontana. E beh, adesso comincia ad essere difficile, ripeto, anche se i minuti che restano da giocare sono pochi, però voglio dire, questa cosa poteva risparmiarsela, perché adesso ha messo in difficoltà la sua squadra. Adesso staremo ad assistere che cosa succede. Sicuramente ci sarà il forcing della formazione della Life, che tende il tutto per tutto, porta avanti anche i difensori, Pacilio compreso, peraltro autore anche di qualche marcatura in questo campionato. Le panchine vengono svuotate dall'arbitro, espulsione a raffica. Adesso c'è un altro dirigente, ci sembra, che viene mandato via. Il panchino un po' nervoso, sicuramente più dei giocatori in campo. Sì, sì. A parte questo fallo che Ricci, abbiamo detto, poteva risparmiarsi, lontano dalla palla. Cinque minuti segnala l'arbitro in questo momento al termine della partita. 5 minuti di recupero e di sofferenza per il Piedimonte. C'è un buon fallo laterale per il Piedimonte che sicuramente farà respirare la squadra di Mario Morra. Vediamo, mancano 4 minuti e mezzo adesso al termine della partita. In inferiorità numerica il Piedimonte, mentre c'è adesso un fallo ai danni di Di Matteo, non visto dall'arbitro, Di Baia, Perrotta, in fallo laterale Sant'Angelo, anche Di Matteo accusa i segni della stanchezza e di un colpo subito. Di Sorbo, occasionissima per la Life che stava per pareggiare la partita. C'è stata una azione in mischia nell'area di rigore del Piedimonte, l'arbitro ha segnalato un calcio d'angolo, mentre il segnaline indica la bandierina, ci sarà un calcio d'angolo per la Life. Ancora non è ripreso il gioco. Dalla bandierina Di Sorbo. Fallo di confusione in area di rigore. L'arbitro la vede così. Sta soffrendo sicuramente, Piedimonte sta soffrendo tantissimo, perché comunque la Life continua a crederci, continua ad attaccare. Adesso saremo a vedere. Ecco, respira un poco il Piedimonte, sarà Di Baia a rilanciare, presumiamo il più lontano possibile la palla. 2 minuti ancora di recupero, mentre Di Matteo recupera un po' il pallone, cerca e conquista un fallo laterale che farà ancora passare un po' di tempo. Se la prendono comoda i giocatori del Piedimonte. Un minuto e mezzo al termine della partita, salvo ulteriore recupero. Sbaglia il rilancio Barile, adesso c'è Fasci che butta la palla il più lontano possibile e
la sfera raggiunge direttamente il portiere avversario. Rilancio di Paglia. Montone conquista una bella palla. Dovidio sulla destra. Dovidio però viene fermato da Fasulo. Fasulo avanza. C'è un bel intercettamento da parte di Riccio. In fase offensiva Riccio tenta di raggiungere la palla. Farebbe bene a non avventurarsi in attacco il difensore del Piedimonte. C'è un fallo a metà campo commesso da Sant'Angelo ai danni di Sorbo. Mentre termina la partita, il Piedimonte batte per 2-1 la Life, conquista la vetta del campionato. La Life non ha demeritato e ne esce a testa alta. Sicuramente, la Life ha fatto un'ottima partita, si è giocata la gara fino alla fine, poi ovviamente non ce l'ha fatta, però dobbiamo dire che veramente abbiamo visto tra l'altro anche un buon calcio. Va bene, dallo stadio comunale di Capriati a Volturno è tutto, una buona sera da Emidio Bianchi e Lorenzo Applauso.